È una bella giornata oggi, il tempo è bello qui a Roma, come in altre parti d'Italia, ma seguendo un po' le condizioni meteorologiche degli Stati Uniti, specialmente del Texas, mi sto rendendo conto che ce l'hanno molto peggio di noi, nonostante la stessa condizione di Covid, stanno vivendo un periodo terribile perché attraversate da tempeste, di ghiaccio. Che toglie la possibilità di acqua potabile, di acqua nelle case perché sono esplose tutte le condutture. Una situazione terribile, città come Houston, che è una delle città più ricche, degli Stati Uniti, sta vivendo una disperazione fisica, psicologica, anche perché erano già state colpite dalla Covid e nazionale. Questo accenno meteorologico vorrei proprio farlo perché è un paese, uno stato questo abituato agli uragani, ai cicloni. Beh, vorrei prendere l'immagine proprio del ciclone e quindi avere un'assonanza già con il diluvio di Noè che abbiamo ascoltato nella prima lettura e un accenno anche nella seconda lettura, perché non so se sapete, probabilmente lo sapete, e potete anche vederne, ne ho viste oggi una bella sequenza di circa 5 minuti, di un aereo che passa attraverso un uragano e arriva al cosiddetto occhio del ciclone. E nell'occhio del ciclone si vede proprio in mezzo a questa nube tenebrosa di acque, di tempesta, si entra dentro. Ed è il cielo bello come abbiamo avuto oggi qui a Roma. E tutto è calmo, tutto tranquillo. Un cielo aperto dove c'è la quiete. Pace, armonia. È interessante che questa immagine ci può aiutare non solo a entrare nello spirito del Vangelo di oggi, che è tratto da Marco, che ci dà una versione, ed è interessante che, essendo Marco uno dei primi Vangeli e quindi è una fonte antica, ci dà una versione molto ristretta delle tentazioni di Gesù. Lo spirito sospinse Gesù nel deserto. Ed è lo spirito che, a pochi versetti prima, in un altro momento in cui si aprono i cieli, in cui non è all'interno dell'occhio del ciclone, ma all'interno del cielo aperto, dove Gesù fa l'esperienza di che cosa? Del suo battesimo. Tu sei il figlio Agapetos, amato. Tu sei il mio figlio amato. Ed è questo spirito che sospinse, che è interessante, è lo stesso verbo con cui vengono fatti gli esorcismi, e ballo. Cioè lo spirito butta Gesù dentro, potremmo dire, alla tempesta. Butta dentro a che cosa? A questo gioco di forze. E sono le giochi di forze che Gesù ha sperimentato lungo tutta la sua vita e che anche noi sperimentiamo, quando ci sono due poteri che si confrontano. Uno è appunto il potere, come viene chiamato qui, il potere di Satana. Questo potere forte
È quel potere che ti vuole appunto assoggettare. Ma che cos'è di fatto questo potere? Una situazione di tensione. Lo Spirito spinge, butta Gesù dentro a questa tensione, ovvero quando c'è lo Spirito, quando c'è l'esperienza di essere agapetos, emerge quella che il tempo di Quaresima chiama tentazione. E la tentazione è la conseguenza di essere esposti allo Spirito. Perché? Perché quella forza di Satana è la forza che noi conosciamo bene, che ci garantisce, che ci sostiene, è la forza del mondo. Le parabole degli altri due Vangeli sinottici ne esprimono tutte le particolarità: sicurezza economica con il pane, essere superiore agli altri, pinnacolo del Tempio, ma l'importante è prostrarsi a questo potere, questa potenza. Ebbene, abbiamo qui proprio lo Spirito che stacca Gesù dall'influenza, dall'appoggio appunto di questa potenza. È quello un po' che anche Sant'Ignazio ci invita a fare, nell'annotazione prima, è proprio quello di entrare a fare gli esercizi e siamo chiamati a fare un cammino di liberazione. Ma c'è la tensione, ed è proprio questa tensione che emerge perché c'è lo Spirito. Quando vi trovate con le spalle al muro, rimanete immobili e mettete radici come gli alberi, affinché da una fonte più profonda non arriva la chiarezza che vi permette di vedere oltre quel muro. Sono le parole di Carl Gustav Jung, con il quale descrive lo stare. Lo stare nell'occhio del ciclone, in quelle forze, campo di forze che è il ciclone. Stare. Ci può aiutare anche quello che dice una scrittrice francese, Christiane Singer: nella vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono a evitarci il peggio. E il peggio è proprio aver trascorso la vita senza naufragi. Potremmo dire diluvi. Essere sempre rimasti alla superficie delle cose. Diremo noi sempre a galla. Vivere in superficie è sopravvivere. Vivere attraverso le crisi è invece vivere in profondità, approfondire la vita, dunque vivere in abbondanza. E continua: non essere mai stato scaraventato in un'altra dimensione, questo è appunto il peggio che ci può essere capitato nella vita. Gesù, in questa scena delle tentazioni, è scaraventato dallo Spirito in un'altra dimensione. E qual è questa altra dimensione? Innanzitutto è il deserto. L'eremo. Dove
dove Gesù è solo. Ma non da solo. E qui il testo dice rimase, che è molto profondo perché non è il semplice rimanere, ma è lo stare, l'essere. È nel deserto e lì sta. È proprio con l'immagine di lo stare nell'occhio del ciclone. Quel cielo che si apre al momento del battesimo di Gesù e questo cielo che si apre appunto nell'occhio del ciclone. Lì dove c'è poi, come ci racconta il testo di Genesi 8, l'arcobaleno, che è l'apertura del cielo, 40 giorni, come 40 giorni e 40 notti il diluvio, come 40 giorni, è un tempo. È il tempo di essere nell'uragano, nel ciclone. Stare. C'è anche una passività di Gesù qui. Lo Spirito sospinse Gesù. Una passività. Perché noi dentro a queste situazioni che ben conosciamo di forza, di tensione, in cui sentiamo il gioco di questi due poteri, il potere di Satana che vuole imperare, che vuole dividerci, noi da noi, noi dalla terra, noi da Dio. Questa altra dimensione in cui Gesù entra è molto bello perché qui viene sottolineato che Gesù nel deserto, nell'occhio del ciclone, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. È un testo molto bello perché ci parla di una scena paradisiaca. Nell'occhio del ciclone, dentro al deserto, Gesù è solo, ma non da solo. Bestie selvatiche e gli angeli sono due immagini del paradiso. È bello che due testi apocrifi del primo secolo d.C. ci parlano appunto che, interessante che è la prima descrizione delle conseguenze del peccato di Adamo, è quello che dice appunto questo testo, l'Apocalisse di Mosè, dopo il peccato di Adamo, faticherai molto ma senza arricchirti, ti ingrasserai ma non per sempre, e gli animali su cui eri signore ti si rivolteranno contro. Vuol dire che le bestie prima erano con noi. E anche gli angeli lo servivano. E anche qui sempre un testo apocrifo ci dice che nella vita di Adamo ed Eva, che Michele invita gli angeli a prostrarsi davanti ad Adamo. Immaginate che onore. Quasi quasi ne fa accenno il testo di Pietro che abbiamo ascoltato. Dopo essere salito al cielo, aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Ma Satana rifiuta. E rifiuta perché? Non adorerò uno inferiore a me.
Nell'occhio del ciclone, Gesù solo, ma non da solo. E con tutto il creato. Tutto è relazione, dice Papa Francesco nella Laudato Si. E tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle, in un meraviglioso pellegrinaggio, legate dall'amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto al fratello Sole, alla sorella Luna, al fratello Fiume, e alla Madre Terra. Lì è Gesù. Che cosa vuol dire per noi questo? Vuol dire che il tempo, questo tempo, che è limitato, cioè non è l'eternità, ma è l'occhio del ciclone in quel tempo limitato del diluvio, delle tensioni. Bene, per noi questo tempo è un tempo di grazia. È un momento in cui possiamo fare grounding, attraccare l'arca, restare, tempo della preghiera. E vorrei richiamare sempre la Laudato Si, al numero 80. Dio vuole agire con noi e conta sulla nostra collaborazione, dice Papa Francesco. È in grado di trarre qualcosa di buono dai mali che noi compiamo, perché lo Spirito Santo possiede un'inventiva infinita, che sa provvedere, ecco qui l'obiettivo della nostra Quaresima, che sa provvedere a sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse e impenetrabili. Credo che questo per noi della Quaresima può essere il momento, il tempo in cui lasciamo che la grazia sciolga i nodi dentro di noi, delle vicende che abbiamo vissuto o che stiamo vivendo, dei nodi, degli intrecci, dei grovigli, del nostro mondo interiore, aspettative, desideri, bisogni, contraddizioni, nelle nostre relazioni, amicizie, moglie, marito, partner, comunità, ma anche i nodi delle istituzioni, i grovigli. Lo Spirito di Dio ha riempito questo luogo in cui qui c'è Gesù, solo ma non da solo, con tutti noi. Siamo un solo corpo, con Lui, con le bestie, con gli angeli. Ha riempito l'universo con le potenzialità che permettono che dal grembo stesso delle cose possa germogliare sempre qualcosa di nuovo. Allora concludo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, si è squarciato questo cielo. Convertitevi. E questo e non è tanto un'aggiunta. Convertitevi, virgola. In che modo? Credendo al Vangelo. Credendo a questo Spirito di Dio che dentro al ciclone continua a dire: tu sei il mio figlio, la mia figlia amata. Questa è la Pasqua che già ora noi siamo chiamati a vivere dentro, non fuori,
dai nostri personali, nazionali, mondiali, cicloni. Amen.